I miei pensieri. Questi miei pensieri a chi sono rivolti? A Dio o all'uomo? A causa dell'uomo io sto perdendo la fede in Dio. Ma se questo benedetto Dio esiste, perché non interviene? Io ero felice, ma da quando non c'è più la mia amata, vedo tante cose ingiuste nell'uomo e di Dio. Ma doveva portarsi via il mio amore per pensare a tutto ciò? A volte mi dico: l'uomo viene da un seme maschile, idem agli animali. La natura, che la terra fa nascere tutto ciò che noi vediamo. Ma noi esseri umani, in realtà, cosa siamo? Un nulla. Questo è il motivo della mia poesia, Figlio di Dio, Gesù, il mistero. Della tua presenza io ci credo. Sei venuto al mondo proclamandoti Figlio di Dio. Ci devo credere? Della tua presenza io ci credo. Sei nato in una grotta al gelo, una stella che ti accompagnava e dei re magi che ti fecero visita. Ci devo credere? Della tua presenza io ci credo, ma non si sa nulla della tua vita. Un padre falegname, lui un pastorello. Ci devo credere? Dalla tua presenza io ci credo. Hai compiuto dei miracoli, camminando sulle acque, moltiplicando i pani e i pesci, fatta dell'acqua e del vino, combattuto contro Satana, guariti di infermi, risuscitato dei morti. Ci devo credere? Della tua presenza io ci credo. Hai parlato con delle parabole, ci hai insegnato a pregare, ci hai insegnato ad amarci. Ci devo credere? Della tua presenza io ci credo. Eri stato condannato a morte su una croce e sei risuscitato, eri ricomparso. Sei andato nei cieli. Ma tu chi eri e chi sei? Io sono, se tu non credi in me, ma io sono potito.